Sempre dai giornali dell'epoca, dopo una delle tue partite delle prime stagioni, la termocoperta. Facchetti e Canuti tengono al caldo l'Inter. Sì, beh, eravamo. Lui finché ha giocato, prima di farsi male contro la Juventus, una partita prima di Pasqua, mi ricordo, lui difatti non è poi andato ai mondiali come giocatore in Argentina, nel 78. 78, perché un cagnaccio della Juve gli ha dato una ginocchiata e gli ha rotto due costole e lui ha. Niente, non, ha saltato, è andato come capitano, non giocatore ai mondiali lì in Argentina, Facchetti. E lui giocava da libero e io giocavo da stopper, terzino così, in difesa con lui. Logicamente gol di testa non ne abbiamo presi perché mancava altro. Comunque stavamo bene, insomma. Com'era giocare con lui? Ma giocare con lui era una sicurezza, un giocatore che ti giravi, arrivava la palla dalla sua parte così, dicevi c'è il cippettone, siamo a posto, non c'è problemi. Per quella era una sicurezza, capito? Per un Voi ragazzo giovane che gioca è diverso, insomma. siete stati l'ultimo gruppo italiano a vincere uno scudetto, tutto italiano, Sì. e siete anche, secondo me, tuttora il miglior gruppo che esista a livello di dinamiche extracalcistiche, perché presi Sì. singolarmente, però ogni tanto mi dicono che i vostri raduni sono uno spettacolo. Ci Sì, narra di sì, sì. alcune scene. No, noi siamo ancora molto legati. Ma di questo sono felice, contento, perché il mio coso è sempre stato quello del gruppo, dell'amicizia, di essere insieme. Le cose vanno male, poi le fai andare bene, poi le cose vanno bene, siamo tutti contenti. Io il gruppo è la cosa più importante, ma anche a livello calcistico attuale, così le squadre ottengono dei risultati se fanno gruppo, amicizia, perché se ognuno va per i cavoli suoi, fa l'allenamento, prende, va via, no? Se non riesci a creare un gruppo, difficilmente ottieni dei risultati positivi. Prova Interchannel a soli 4 euro per 7 giorni e poi sei libero di decidere se abbonarti. Per acquistare per tutte le informazioni premi il tasto prima fila del tuo telecomando. Vai su sky.it o chiama l'199 100 200. Prova Interchannel e poi scegli.